Ok. Ma perché non me lo dai da qui? Ma che cazzo? Boh, vabbè. Ok. Vorrei togliere questa cazzo di... Ok, forse facendo così... Oh, finalmente! Dio mio, ciao Dreamy! Ciao Pesce Arno! Infatti, sparisca. Era in mezzo un po' ai coglioni. Allora... Ieri ci siamo lasciati qui dentro, abbiamo esplorato tutto questo dungeon. E direi che possiamo. No, rimuovi questo contrassegno, grazie. Ok. Rimuoviamo i contrassegni perché qui dentro abbiamo appurato che non c'è niente da fare. Ciao le paresse! Su Tic. Ok, Lesgoski, benvenuto allora. C'ho prurito la gola. Cazzo, è il climatizzatore? Non credo. Perché si accende l'iPhone da solo senza notifiche? Guarda che sono pezzi di merda quelli della Apple. Fanno queste cose per farci usare di più i telefoni. Studia, Bibi! Non puoi stare in live. Le pares, ma le live sono tutte registrate e le pubblico già sul canale rosso. Mi prendi per il culo? Mi vieni a chiedere questa, cioè, mi vieni a chiedere questa cosa senza neanche esserti assicurato di ciò? Brutto bastardo! Dai, sto scherzando. Ah! Ok. Bah, mi avete fatto incazzare. Ok, non dovrei gridare molto oggi perché potrebbe esplodermi la gola, sinceramente. Ok, come c'ho Daniele Marchei? Ma che cazzo è di nuovo quest'altro? Ancora con la sub. La sub rimane per un mese, oddio funghi, non è che rimane. Il bro si stava commando addosso per un attimo, sì, esatto. Allora. Ah, ok, no. E mo che cazzo è quest'altra? No, non dirmi che sono tutti vivi. Ah, guarda quanti cazzo ce ne sono, ce n'è pure un altro qui. Aspettano che io prenda l'oggetto. Guarda che faccio. Oh! Ma dove pensavo di essere caduto malissimo. Corazza? Corazza? Nuovo armamento? Oh my god! Muori, zoccolo! Aia! No, qui si va di lama blasfema, così. Pem! Pem! Mamma mia, la lama blasfema, ragazzi. Tuttora rimane rottissima, anche se è stata debuffata. Ehi! Devi prendere il mio colpo! Ok, vuoi giocare a questo gioco? Scendi, brutto coglione, e combatti da uomo. Sempre io che combatto con la lama blasfema. Sono un vero uomo, devo dire. Allora, qui c'è qualcosa? Questa lapide ci dice qualcosa? Assolutamente niente. Però ho visto... Ah no, era la piantina. No, che spoiler, just be germano. Allora. Aie polmoni. Oh. Non è che muoio in live, no? Che cazzo. No, dai, non scherziamo. Tu sei vivo, io ne sono sicuro. Tu sei vivo! Tu sei vivo! Scendi! Scendi! Ah no, solo due mi sa che non erano vivi.
Possibile? Vabbè, allora se non siete vivi io andrei cortesemente a vedere questa corazza. No, me le devi dare in ordine di acquisizione, se io... Ma no, se no io ti disinstallo, hai capito? Non è vero, non lo disinstallerò mai. Allora... No, com'era? Ok, così. Ordine di acquisizione. Oh, grazie mille. Che bella la corazza di Blight. Ma questa... Oh mio Dio, ma è bellissima. Corazza di pietra con sfumature verdi. Parte dell'armatura completa dell'uccello becchino. Gli uccelli becchino sono antichi golem creati con il compito di custodire i sepolcri spiritici dove confluiscono i defunti. Quindi, in sostanza, mi stai dicendo che non fanno niente di particolare, non hanno abilità speciali né nulla. Però sembra figa, adesso la indosso, ragazzi. Anche se sembra una corazza per donne. Ma a noi non ci importa. Ciao, Hector! L'ho iniziato da poco le parese. Comunque, ti posso dire che è più bestemmioso del gioco originale perché... Cazzo. Sono difficili i boss, ma sono anche difficili le entità normali. Ma ovviamente si combatte, si continua a combattere. Ah, ok, non la posso usare perché... Ah, devo andare dall'equipaggiamento, giusto. Fammela provare, fammela provare. No, che cos'è? Aspettate un attimo. Madonna, che bello, uno mi ha inviato un super grazie. Madonna mia. Ma hai messo l'impostazione nuova che ti segna gli oggetti con un... Ah, no, non l'ho messa, non so come si mette. Un attimo, la voglio mettere. Come cazzo? Allora, cambia visualizzazione, no. Guida? Vista semplice, no. Petaloso. Controlla l'armatura che hai preso, Dani. Sì, la sto vedendo, ci mancherebbe altro. Dalle impostazioni proprio. Hanno messo con la patch, ok. Quindi dalle impostazioni di sistema, a quanto pare. Vedi contra... Sì. Mostra scheda oggetti recenti. Sì, eccola. Sì! Vaffanculo, guarda quante cose non ho visto. Guarda. Ecco qua lo spirito dello spadaccino semimano Yosh. Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito di Yosh, lo spadaccino semiumano. Onze, un maestro d'armi che votò la propria vita alla spada siderale. Cazzo è la spada siderale? Comprese che al termine della processione di stelle si celava una rovinosa minaccia e si isolò allo scopo di impedirla. Tuttavia, Yosh, un apprendista che aveva acquisito la sua tecnica, si rifiutò di dare ascolto alle parole del maestro e trascorse tutta la sua vita al suo fianco nella sua sgregazione autoinflitta. Raga, non leggo un cazzo. Sino al termine dei propri giorni. Ok, ma che bello questo vaso. Perfettamente la testa, sei capovolto, accessori degli sciamani che eseguono i propri rituali nelle prigioni. Incrementa la potenza dei vasi da lancio. Ok, questo praticamente è utile se dobbiamo lanciare dei vasi. Ok, costoro dedicano la propria preghiera al contenuto dei grandi vasi. Ah, sì, ok, quello che abbiamo trovato nella prigione. Questa però non ha nessuna abilità speciale, però sai che è figa. Sai che figa, mi fa sembrare ancora più selvaggio, fra. Fra. Ok. No, non l'ho portato, Lords of the Fallen, ma non penso che lo porterò mai. Potenza
Potrebbe essere germano. Ok. Comunque di lore, ragazzi, devo un po' ripetere, eh? Perché non mi ricordo una bega, sinceramente. Allora, adesso mi metto la mia corazza, che è decisamente migliore, anche se più pesante mi protegge di più. Cioè, pensate se stessi con quella corazza adesso, morirei con qualche colpo. Già con questa che mi dà tantissimo, mi scala tutto, muoio con pochissimi colpi, cioè quindi immaginate un po' la difficoltà. Incredibile. Ok, sì. Non sono arancione, sono bianco. Il fatto è che... Ah, no, nel gioco. Vabbè, c'ho la lanterna accesa, che devo fare? No, non suicidarti, no! Ah, ok. Poi sta PS5 Cam, costa un fottio di soldi e si vede una merda. Ma vaffanculo. Certo, pure io sono genio a fare le stream da PS5, però quando altro non hai, con tua madre ti corichi. Così si dice. Oh, cambio tempo al volo. Sì, ma penso che la risentirò da Sabaku, assolutamente. Meglio di lui chi altro la sa, la lore. Nessuno. Raga, perché c'ho un presentimento brutto qui? Non lo so, ma c'ho un bruttissimo presentimento. Forse non dovrei esplorare adesso il lago. Chi è morto? Allora, un attimo, circumnavighiamo, che poi... Non è navighiamo, ma è... Controlliamo tutto il lago, tutta la circostanza del lago, insomma, e poi entriamo dentro il lago, perché è così che si fa, le sgoschi, non riesco a parlare. Sto cercando di mantenere la concentrazione, che i ca... Ma porca troia, ecco allora! Eravate di più di uno! Vieni qua, figlio di pulla! Oh, ma dove hai rotto il cazzo? Ok, no, che questi poi mi inseguono in tutta la mappa e mi fanno morire. Ah, fanculo. Controlliamo questa casetta. Villaggio sofferente. Oh, porco Dio, la gamma. Villaggio sofferente abbandonato. C'è una zanzara che sta piangendo. Ok. Dai. Smetti di soffrire. Porca troia, che violenza, oh. Ma che violenza. Ricettario del sommo potentato. Ok. Salve Ale Trololo. Capirei che è l'ultimo boss, certo. Vabbè, ma si sa che è l'ultimo boss, ragazzi, l'hanno fatto vedere pure nel trailer. Credo sia lui poi, non si sa. Ma questo mi sembra ovvio, paresse. Questo mi sembra ovvio. Le armature servono per le build. Quell'armatura ha soltanto un aspetto così, sì, carino, però poi nell'effettivo non mi serve un cazzo perché non ha abilità né niente. Questa che tengo io sicuramente non avrà manco mezza abilità, però intanto mi protegge tanto. E tu questo me lo chiami villaggio? Scusa un attimo. Ah, villaggio sofferente abbandonato. Ah, ok, perché praticamente parte da qui, ok. Ok, come non detto, adesso controlliamo tutto questo villaggio abbandonato, sperando di non prendere qualche punturina nel culo, perché sicuramente sarà pieno di quelle zanzare gigantesche. Mamma, che brutte. C'è Nicolas in live? Sì, lo so. Praticamente tramite il punto di grazia io posso alterare le armature, non è che posso cambiarle.
Se noti, la mia armatura è alterata perché questa nasce con un mantello. Io l'ho alterata e l'ho tolto il mantello perché mi stava pure un po' sul cazzo. E se non sbaglio me l'ha anche alleggerita questa roba. Allora, innanzitutto ci prendiamo questa bella graziella. Let's go. Esatto. No, le palestre, mi dispiace, ma non ci sono. Non ci sono il. Come cazzo si chiamano? Gli alert. Ragazzi, oggi siamo di meno è perché comunque non ho fatto la storia sui G, eh. Non era mio interesse farla oggi. Meglio pochi ma buoni. Cosa ci fa lei tutto accovacciato? Che è successo? Mi spieghi. Vedi? Guarda quante zanzare va. Oh, il dolore dalla testa ai piedi. Ah, ngh. No, nel senso. Ecco, che ti prego, dimmi, sono ancora umano. Oddio, è per questo che ancora soffro. Cerchiamo di capire perché si sono trasformati in questi mostri bruttissimi, ragazzi. Che dite? Madò, che panzone che c'hai, frate. Pronti? Combattete. Oh, queste. Oh, no, no, non ti avvicinare con quelle ali, per favore. Questi li abbiamo trovati nel castello, poi, comunque, eh. Aia, vaffanculo. Comunque, vorrei vederlo meglio in faccia uno di questi. Spostiamoli poco poco. Cazzo, ma che brutti. Cazzo. Raga, scusate, momento analizzazione. Guarda, quella è una spina dorsale. Addirittura. Quella è una mandibola umana, chiaramente. I piedi che si sono trasformati così. Oh, incredibile, incredibile. Sono fatti benissimo, ragazzi. Mi ricordo ancora quel giorno nella torre di Renala. Oh, sì. E la torre di Rennala, mamma mia, quante bestemmie, ragazzi. Dovetti chiamare Juan per assistenza immediata. Mamma mia. Mi uccise Rennala con due colpi. Non è che mi arriva qualcuno da sopra, no? Aspetta. Forte notte. Ok. Runa spezzata. Che cazzo è successo a questo villaggio, ragazzi? Dentro si può entrare. Fungo della mosca. Oddio. 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 Una specie di fungo conosciuta per il suo mieloso odore irrancidito. Materiale per la creazione di oggetti. Ok, ottenibile cacciando le mosche. Ah, sono mosche! Vabbè. Coltivato utilizzando la carne e il sangue delle mosche umane. Può essere utilizzato come interiora di un vaso. Ok. Tutti gli oggetti per i vasi sono questi. Capisco. Hanno il pisello più lungo del mondo, vero Germano? Eh sì, anche perché hanno facce umane. Prima le abbiamo viste da vicino. Questa è una spina dorsale, chiaramente. C'è una trasformazione un po' coerente, guardate. Dalle costole poi si sono estese queste due altre braccia. Wow. Assurdo. Certo,
Ciao mami! Purtroppo per content dovremmo metterti tutta quella spina dorsale nel culo. No. Non ti preoccupare, Pares, non ti preoccupare, bro. Io ho giocato a Dark Souls 3 e non ho ancora battuto il re senza nome. Ragazzi, Cristo Dio, quello è difficilissimo davvero. Qua non so, sicuramente ci saranno boss più difficili di lui, però io sento che ce la farò. Non è un problema. Non è niente un problema. La difficoltà non è mai stata un problema. Si affronta. Scheggia di ossa umana. Scusa, ma ci dice qualcosa sulla lore di questi? No. Vabbè, niente. Materiale che se ne deve. Ok. Ottenibile cacciando coloro che vivono nella morte. Ok. Niente, non abbiamo ancora una lore per questi. Per questi uomini insetto, per questi uomini mosca. Dove sta Stephen? Non lo so, non lo so. Ma io non è che voglio bestemmiare, io mi voglio godere il gioco, Pares. Madò, che brutto quel rumore, ragazzi, madò, che brutto. No, 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 ehi, 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 statemi lontano. Non so manco quanto male fanno questi bro, perché sono molto lenti. Però non penso che facciano tanto male. Sono anche facili da doggiare, insomma. Però se attaccano in gang, occhio. Ma vaffanculo. Morto di figa che non sei altro. Pezzo di merda. Allora. Occhio. Ancora con sto grab! Vaffanculo, figlio di pulla! Io mi curo, non si sa mai. Vaffanculo. Ancora vivo sei tu? Oddio, mi sono cagato in mano. Pensavo fosse ancora vivo, e invece. Ok, mi sa che abbiamo ucciso tutti gli uomini mosca della zona. Ceneri di spirito venerate, grande. Con la grazia qua mi posso potenziare gli spiriti evocati, tra cui anche Torrent. O Torrente. Fungo bianco carnoso. Oh, la cappella. Esatto. La cappella del fungo, eh. Infatti, io non voglio nessuna posizione né alcun tipo di spoiler, che mi incazzo, ragazzi. Mi incazzo davvero. Forse è per questo Sabaku che non fa live mentre gioca, perché vuole incentrarsi, cioè vuole concentrarsi tutto sul gioco. Però io a differenza sua adoro avere qualcuno con cui parlare mentre gioco, che mi vede in diretta. Perché può succedere di tutto, capito? Situazioni divertenti, qualsiasi cosa. Ma porco Dio. Dovevo usare la spada per rompere quel teschio. Per me il bello è proprio quello, però. C'è anche un contro che potrebbe essere quello. Magari qualcuno entra e mi spoilerà tutto, ok? Può succedere. Runa spezzata. Non mi serve un cazzo adesso. Sto villaggio è veramente povero in tutto. Bro. Cosa dici tu? Più avanti oggetto prezioso. Per prima cosa destra. Ah, sì, l'abbiamo già preso. Oggetto molto prezioso. Un altro casone. Signori? Ok. Più avanti talismano. Ah, eccola.
Vabbè, ma prima uccidiamo loro, dai. Ciao, fenomeno. È il bello della diretta. Bellissima quelle motte. Ma ha visto? No, li ha potenziati? Che cazzo è quella cosa? Un attacco sanguinolento? Ao! Oh no, mi sono bloccato! Oh shit! Sì, però la cam non può farmi sto cazzo di gioco, eh! Io la sto odiando un pochino la camera, sinceramente, eh! Che se lo locco mi mette la visuale così e io devo stare così per guardare, porco di Dio. Ma brutto figlio di zoccola. Hai finito? Hai finito con ste cazzo di mosche? Muori. Pezzo di merda. Ok. Senti, non mi fate agguati, gentilmente. Non me ne fate altri che io odio l'odore. L'odore, sentire passi dietro le mie spalle. Direi di prendere il talismano. Talismano dell'alterazione. Aumenta la resistenza all'ultima alterazione subita. Ma è fortissimo sto talismano. Cazzo sono le Cestus? Metti un altro amuleto con quegli artigli. Quale? La questline di Melina. Penso di sì. Ok, raffigurante un'anima malata. Oddio, un bambino africano rappresenta. Fornisce resistenza. Ok. Sei contratto da una persona debilitata. Il temibile morbo della mosca ne provoca il decesso molto prima che la metamorfosi potesse prendere piede. Curiosamente, chi si prendeva cura. Porco Dio, inutile! Cura degli infetti e dava loro una degna sepoltura, non contraeva la malattia. Ok, la storia del talismano l'abbiamo letta. Guarda granchio. No, hanno rimesso i granchi. Oh cazzo. Chissà quanto sono forti quei granchi. Oh, a fa di nuovo così, io ci cado un giorno, eh. Ogni volta per togliere il binocolo, che cos'è che faccio? Do una schivata prepotente. Mamma mia. Una scala. Ecco, questa qui viene raffigurata qui una scala. Mamma mia, quanto cazzo è grande per essere un DLC. Guarda di qua c'è un ponte. Ok. Beh, direi di andare a esplorare il lago, ragazzi. Voglio vedere che cosa c'è in quel lago. Sicuramente c'è qualcosa di gigantesco. Ma per forza di cose. La scheggia di Alexander. Fammi vedere se ho la scheggia di Alexander. Talismani, dov'erano, dov'erano? Eccoli, scheggia di Alexander. Manco so qual è, scheggia di Alexander. Non credo sia una di queste. Allora, io avevo intenzione di farmi un New Game Plus, ragazzi, da solo. Solo che
Tipo, non ho avuto il tempo per farlo tutto perché volevo completare tutte le quest per avere tutti gli oggetti del gioco. Però alla fine non ce l'ho fatta, insomma, ed è uscito il DLC. Semplicemente per questo non ho tutto. No, comunque, non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Allora, tocca rifare tutto, sì, per forza. Ma tanto, cioè, il fatto è che, guardate dove sono arrivato, come vi faccio vedere, era R1, sì. No, ma in realtà io non ho preso tutte ste grazie. Sì, ho preso tutte ste grazie, guardate, qua non c'ero ancora andato. Qui sì, ho vagato un pochino, così qua ho ucciso Radagon. Per fare la quest di Blight, che ancora non ho finito. Cioè, stavo ancora facendo la quest di Blight, ragazzi, pensate un po'. Poi sono andato qui sopra perché non mi ricordo che cos'è che volevo. Sì, volevo finire le quest di Villa Vulcano che... praticamente nella mia prima run mi sono perso le armature, porco Dio. Con la quest. Mi sono perso un sacco di cose. No, fenomeno. Ma che cazzo. Vai da Radan. Vabbè, tanto ragazzi, l'ho già la build, non è un problema. Vediamo che cosa ho da offrire questo lago piuttosto. E quella cazzo di cosa che cos'ha? Ah no, è solo un albero? O sbaglio? Sì, è solo un albero, va bene. Ci deve essere per forza qualcosa qui dentro. Raga, mi sembrava un ramo. Che cazzo sei? Sei una specie di drago. Oh, ma come drago della fiamma spettrale? No, non gli facciamo niente. Porco Deus. Che cazzo di attacco era? No, mi fa troppo danno. Oh, hell no. Però vorrei vedere qualche suo attacco, sinceramente. È un drago della morte. Pezzo di merda. Attacchi di coda? Ha fatto malissimo a torrente, però. Allora, secondo me sì, secondo me è molto fattibile. Ok. Dicevo, secondo me è molto... Ah, sideramento, no! Ok, non è fattibile. Per adesso direi che non è fattibile. Dammi torrente. Porco Diaz, oh. Oh, due colpi e mi ha shottato. Ma che cazzo. Oh, Stephen, grazie mille. In totale praticamente ha regalato 12 abbonamenti, ragazzi. Me lo dice? Ma che cazzo volete voi due? Ah, si è ritirato. Torni a dormire? Quindi mi stai dicendo che io sono debole? Ah no, non è tornato a dormire. Raga, si fa sul serio. Si fa sul serio, basta. Ma quante lacrime li fresse posso chiamare esattamente? No, dove vai? Ma che scemo. Mi cura al volo? No. Raga, l'ho premuto per sbaglio il tasto. Già che mi posso buffare un attimo. Sì, esatto. Mi buffo un attimo. Vediamo quanti danni gli faccio.
Madonna, andare a piedi davanti a un drago non è il massimo. Raga, non gli faccio un cazzo. Porco Dio. No, 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 no! No! Ma che cazzo sto facendo? Che sto tenendo in mano? No, il talismano stavo tenendo. Sì, vabbè, dai, Dio porco. Devo combatterlo a cavallo per forza. No, no, non si può fare. Devo combatterlo a cavallo. Vaffanculo. Oh, ma che cazzo! Attacco di coda, ok, l'abbiamo capito in tempo. Oh, però sta a metà vita, eh. No, questo attacco non mi piace, ok. Cioè, almeno c'ha un pochino. No. L'ho visto ma non ho reagito in tempo. Raga, non gli faccio un cazzo di danno. Meno male che c'è la mia lacrima di riflessa. No, questo attacco è nuovo! No, questo attacco è nuovo! Decisamente nuovo! Porco Dio! No, devo. Mi serve torrente, sì, per forza. Vabbè, raga. Madonna mia, come cazzo mi curo adesso? Come cazzo devo fare? Vabbè, non mi curo, cerco di non prendere botte. Un colpo e muoio, sono one hit. Allora. Porco Dio! Porco Dio! Vabbè, come cazzo facevo? Steven, ovviamente grazie mille anche oggi per gli abbonamenti. Grazie mille, Steven. La testa, colpisci la testa. Sì, lo so, là gli faccio più male. Non ero equipaggiato a dovere. Be honest. Facciamoli onesti. Non ero equipaggiato a dovere. Mi serve la mia altra spada. Poi volevo anche prendermi una seconda lama blasfema, ragazzi. Non si sa mai. Per questo stavo facendo una seconda run. Perché lo adoro come arma. Davvero. Mi piace troppo. Eccola. Spadone della reliquia sacra. Così posso cercare di combattere quel drago. Perché comunque. Io sto usando già le cose più rotte in teoria di tutto il gioco. Già queste due spade sono rottissime, quindi. Ah, sei già sveglio? Ah, ma che cazzo vuoi? Vabbè, fatemi ricaricare la vita, dai, già che. Vaffanculo. Potevo anche non saltare necessariamente. Vieni qua. Vieni qua, testa di cazzo, vieni. Non sto usando la sborra lì. Madò, mi prende. Mi ha preso. Vabbè, porco Dio, dai. Ho perso 200.000 rune così. No, non è un problema, c'ho la farm, però, porco Dio. Devi puntare alla testa. Ecco, ho puntato alla testa, ragazzi. Un attimo, ragazzi, lo so, saranno un po' di tentativi, ma ce la faccio. Ce la posso fare. Saranno un po' di tentativi, ma io ce la posso fare. Vaffanculo, coglioni di merda. Adesso, uno, due, facciamo le cose con ordine perché uno di quei coglioni mi ha praticamente rotto la. Mi ha rotto la cosa, come cazzo. Perché mi sono curato? Non mi serviva. Mi ha rotto la mia armonia delle cose, ok? Perché c'ho un rituale per combattere un boss. Allora, innanzitutto dammi questo oggettino.
Oh, ma era una spada? Allora, io vorrei tanto scendere dal cavallo, giuro. Di certo il fuoco prima l'ho schivato malissimo. E me ne rendo conto, lo so ragazzi, non dovevo correrci così, però pensavo di poterlo schivare. E invece no, e invece il cazzo. Sì, vabbè, porco Dio fra però, eh. Affanculo, pezzo di merda. Infatti gli abbiamo fatto molto più male. Però è un po' un casino, eh. È un po' un casino. Non vedo niente, non vedo nulla. Raga, mi devo impegnare. Come se non lo stessi già facendo. E comunque sono una sega. Blood? Spoiler, lo sta uccidendo la mia lacrima riflessa praticamente, il drago, non io. Vaffanculo, pezzo di merda. Allora gli colpisco le gambe, che cazzo devo fare? Raga, gli colpisco le gambe finché non riesco a prendere la testa, sennò qua veramente si perde un sacco di tempo. No, lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo, Dio cane! Sì, vidi! Vabbè. Ah no, non mi ha preso. Che culo. No! Raga, quando si carica così è impossibile da schivare! Porco Dio! E me l'ha ucciso 3 volte sto cazzo di torrente! Sì, vabbè, 3 volte magari. Beh, porco Dio, dai! Sì, vabbè, dai. Sì, vabbè, la pietra! Madò, come cazzo l'ho schivato, dai. Come cazzo l'ho schivato? Siamo seri? Vai, lacrima riflessa, che porco Dio! Sta giocando la lacrima riflessa. Vai a combattere! Ma porco Dio, un'altra volta, Dio bastardo schifoso. Oh, Emma mi ha rotto il cazzo. Vabbè, dai, raga. Mi scioglie sto coglione, mi scioglie. Sono morto? No, ok. Am I dead? No, no, no! Non c'è su bambino! Affanculo. Perché sto... Ok, ci sono. Adesso fa l'attacco particolare. Ok. Dai, calma, 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 Cristo Dio, calma. Ma vaffanculo! Non ce la farò, non ce la farò. Non ce la farò, non ce la farò. Ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Porco Dio, porco Dio! No! No! Compà, devi resistere ancora un altro po', per favore! E vabbè, porco Dio, dai, va bene. Va bene, dai, va bene, raga. Ok. Ma vaffanculo, va. Mi cura mentre attacco? Dici? Eh sì, ma se gliela uso sui piedi non faccio così tanto effetto. Vabbè, potrei in realtà pure evocare qualcuno, guarda. Però io già c'ho la lacrima riflessa che è veramente rottissima, quindi non esageriamo troppo. Allora, il balsamo portentoso magari lo utilizzo tra poco. Mi curo un attimo ammazzando questi. Ok. Raga, ma non c'ho nessuna runa maggiore! Ma non ho nessuna runa maggiore! No, ma... No, ma porco di Dio, scusa un attimo, eh. No, no, mannaggia l'ostia bastarda. Cioè, io mi sto potenziando il nulla praticamente, ma no, che... Non posso dirlo, non posso dirlo quello che sono. Che cazzo esulti, coglione?
No, ragazzi. Ragazzi, lasciatemi cucinare. Germano, lasciami cucinare. Non darmi troppi consigli. Che tanto non li seguirò lo stesso. Allora. Memorizza incantesimo. No, dove cazzo era? Cenni di guerra? Scusate, ma come cazzo si equipaggiavano? Raga, non ho rune maggiori, mi state dicendo. Non ho rune maggiori. Non è possibile. Scusate un attimo. Dove cazzo stanno le rune maggiori? No, bro. Le rune maggiori. Scusa, ma davvero non ne ho. Non è possibile, ho ucciso pure Rennala. Scusa, mannaggia la Madonna. Eccola. No, mi serve quella di Godric, ragazzi, mannaggia Dio! Non ce l'ho, non ce l'ho! Non ce l'ho, ma dove cazzo si andava? Dove cazzo si andava per quella runa maggiore? Madonna, non mi ricordo. Un attimo che vedo, ragazzi, un attimo. Nel DLC non vanno. No! Ma sul serio? No, aspetta, devo verificare questa cosa. Teletrasportami qua, che cazzo ne so. Scusi, può essere che davvero non vanno nel DLC. Ma mi sembra strano. Giuro, mi sembra strano. Perché già il DLC è quello che. No, non ce l'ho! Non ce l'ho! Mi manca! Runa maggiore del mai nato! Io non ho rune maggiori, ragazzi! Non ho le rune maggiori! Quella di Godric dov'è che si riscattava? Perché quella è la migliore in assoluto. Infatti, sì, funzionano. Un attimo solo, ragazzi. Ma oh, che brutto mio fratello. Runa maggiore di Godric. Un attimo, la trovo in un attimo. Non riceverà aggiornamenti, rotto i coglioni Google. Runa maggiore Godric. Dove si trova? La mappa. Voglio soltanto la foto della cazzo di mappa. Forse l'ho trovata, ragazzi. Forse sì, l'ho trovata, eccola. Ok, è praticamente da quest'altro lato. Mi son appena ricordato. È qui. Ok, era qui, però come cazzo ci si arrivava qui? E chi si ricorda? Chi si ricorda, ragazzi? Mog da sanguinamento. Ok. Perché mi sa che c'ho solo la runa maggiore di. Del bro. Allora, un attimo, ragazzi, stai scrivendo un sacco di messaggi. O ne scrivete uno bello in blocco così. Cioè, perché scrivete tutti questi messaggi? Non riesco a starvi dietro poi. Quella di Mog è forte, ok. O ripristina punti vita. Allora, leggiamoci un attimo, va, senza che mi vado a prendere. Magari la faccio off cam, sta cosa. Porco Dio, ragazzi, manco me ne sono accorto. Allora, uovo d'ambra, ghermito di Darennala. No, ragazzi, ma io non c'ho solo questa. Runa maggiore dei semini affina coloro che assumono una nuova vita. Raga, questa non serve a un cazzo. Ciao Ale. Aspettate un attimo intanto, ragazzi, mi sto pisciando addosso. Voglio fare tutto con 2 litri di piscio nelle palle. Un attimo solo, eh.
Ragazzi, la svolta, mi sono ricordato. Mi sono ricordato. Raga, tutti gli alert ritorneranno, non vi preoccupate. Devo cercare di parlare più piano perché mi sto inceppando troppe volte. E questa cosa mi dà molto fastidio. Raga, mi sono ricordato. Innanzitutto, katana gigante! Innanzitutto. Che bella cazzo! Oh mio Dio! Raga, innanzitutto volevo provare questa katana gigante che è bellissima. Madonna! Oh! Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ho una mano, è così? Raga! Raga, ma è bellissima! No, non mi interessa un cazzo. Voglio capire di chi è. Voglio capire di chi è. No, no, l'ho tolta! Volevo fare così. Grande katana dalla lama lunga e pesante. Arma caratteristica dei guerrieri della terra dei giunchi. Questo armamento progettato per l'aggressione richiede di accompagnare i colpi con tutto il corpo. Giustamente. I tagli aperti dalla sua lama favoriscono le emorragie, quindi dà sanguinamento. Abilità postura alta. Abilità che inizia con la lama tenuta alta, pronta a colpire. Segue un attacco normale da questa postura per fare un passo avanti e colpire verso il basso. O un attacco potente per sferrare una serie di fendenti verso il basso. È bellissima. È bellissima. L'ho sempre voluta una katana gigante. Cristo Dio, inizia a fare freddo, eh. Aspettate che abbasso il clima, ragazzi, eh. Abbassare un attimo il clima. Porco cane. Ieri ho pulito il climatizzatore, sta pompando come un mostro. Bro, ci sta un altro moveset ancora. Sì, lo so, lo so. Allora, qual era? Attacco normale, attacco pesante. Attacco caricato pesante. Ok, madò, bellissimo. Questo praticamente spazza via tutti. L'attacco normale sono fendenti dall'alto. Ok, una perforazione. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ok, andiamo a prenderci la runa maggiore, ragazzi. Dobbiamo andare di qua, quindi bisognerebbe entrare di qua nel castello, però. Torre Baluardo, se non erro di qua era. No, non era di qua che si andava. Non mi ricordo. Ma il castello Gran Tempesta, ragazzi, quanto tempo. Camera dei Montacarichi, ok, era qui, era qui. Tanto mi sono ricordato, ragazzi, eh. Vediamo un po' quanto sono forte. Oh Cristo, non faccio niente di danno a questa katana. Ok. Chiedo scusa. Ok, come non detto, un attimo, perché ovviamente non ce l'ho potenziata. Quindi ritorno un attimo alle mie origini. Anzi, vorrei usare gli artigli. Perché non me li dà più in ordine di acquisizione? Sì, vorrei usare solo questi. So dove devo andare, giuro. Ma stai scherzando? Non mi fai niente. Muori. Fammi rimettere la lama blasfema, gentilmente.
Dove cazzo sei? Dove sei, porco Dio? Oggi sto bestemmiando più del solito. Cioè, come cazzo ho fatto a non accorgermi che non avevo neanche un cazzo di... una cazzo di runa maggiore. Cioè, ragazzi, come ho fatto? Il suo moveset è basato su... Ah, ok, sì. Tiene premuto L2. Sì, ma l'ho visto, eh. Ho visto l'abilità, Dreamy. Ah, che divertimento. Qualcun altro vuole attaccarmi? Muori, grazie. Ragazzi, ci arriviamo piano piano. Per prendere la... per usare la runa di Godric dobbiamo andare qui sotto, se non erro. Poi ci sarà un leone gigantesco tipo. Qua mi sparavano, però. Madonna mia. Che memoria. Se pensate di farmi male, avete proprio sbagliato, ragazzi. Non sono più quello di qualche anno fa. Oh, che noia. Ok. Ragazzi, lo so, potrei anche skipparli tutti, però... però sono maniaco. Vorrei che nessuno mi attaccasse gentilmente. Ancora. Basta, basta, tu sei l'ultimo, dai. Mo ci dovrebbe essere un leone. E Germano, non... gli artigli sono potenziati al massimo. Li ho maxati, per questo. Dai, cacciate sto leone. Vieni. Raga, sto leone moriva con due cazzo di colpi, giuro. Vabbè, forse perché non ho mai provato ad ucciderlo con gli artigli. Vabbè, vaffanculo, coglione, dai. Sì. Non me lo ricordavo così. Che è successo? Il bro gli ha mostrato che è il leone alfa. Beh, effettivamente. Grazie a mai toccata. Ok. Dimmi, non posso manco chiamare il cavallo. Che palle. Dai, andiamo dritti dritti. Ah sì? Ok. Ok, va bene. Porco Dio.
Oh, credetemi seriamente, non c'ho voglia di combattere contro di questi, basta. Dai, spara. Mamma, che palle, oh. Ok, l'abbiamo atterrato, quindi adesso possiamo prendere questo con molta calma. Ok, let's go. Si è spento l'iPad, non ti spegnere mai più, per favore. Ciao Giorgi! Ok. No, non posso manco mettere il risparmio energetico. Una donna? Allora, raga, qua devo rimettere le mie armi perché a quanto pare gli artigli non sono sempre utili in tutto, ma come è giusto che sia, eh. Io per spaccare il mondo, per esempio, ho bisogno di queste due lame. Questi due spadoni. Con il tasto condividi, semplicemente. Già che la tocchiamo, la grazia non si sa mai. Cioè, ragazzi, io non ci posso credere. Non avevo la runa maggiore di Godric. Cioè, dovevo prendermela per forza. Dai. Ma che scemo che sono davvero, guarda. Io per me non ho parole. Come faccio ad equipaggiarla? Ah, forse dalla grazia. Allora a questo punto torniamo. Qui. Ok. Con questo taschino si fanno le stream, bro. Dove sta? Con questo. Questo è start e questo è il tastino della condivisione. Ok, niente da fare. Rune maggiori, eccola. Finalmente, ragazzi, possiamo combatterlo come si deve adesso. Non stavo dando il mio massimo, quindi. Dove minchia stiamo andando? Dobbiamo andare di qua. Mi ero un attimo perso. Ok. Sono contento adesso. Sono allegro. Guarda un pochino come cambia la situation adesso. Guarda un pochino come cambia la situation. Raga, mi sto giusto caricando un attimo la vita. Vabbè che può combattere lui al posto mio. Ok, perfetto. Sono carichissimo. Raga, andiamo a spaccargli questo cazzo di culo. Maledetto bastardo. E non l'abbiamo preso. Ok, dai, dimmi che riesco a prenderlo da qui. E porco Dio, fra! Vaffanculo!
basta, non mi interessa un cazzo, io non lo colpisco più alla faccia, mi sono rotto i coglioni. Dai, vaffanculo a Dio, un'altra volta. Potevo anche non curarmi, sinceramente. La cam la sto odiando in questo DLC, posso dirlo? Posso dirlo che la sto odiando. Come anche questo cazzo di drago. Vaffanculo, coglione! Madonna puttana! Vedi di morire! Non gli ho fatto niente. Sì, vabbè, porco Dio, dai, vabbè. Raga, raga. Ok, ci siamo. Sei mio! Eri mio. No, sta esplodendo! No, 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 no! No, che cazzo fai? Oh mio Dio. Giuro, sti movimenti di testa mi hanno rotto i coglioni! Affanculo! Ma muori, Dio porco! L'ho ucciso pure la lacrima riflessa, vaffanculo. Tu hai avuto il piacere, manco io. Pezzo di merda. Oh, Cristo Dio, ragazzi. Cristo Dio. Ma che cazzo era? Sto drago di merda mi avvicinavo a dargli un colpo alla testa e ovviamente si alzava in quel momento. Quel grandissimo coglione che non posso dire altro, guarda. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo un'altra volta. Vaffanculo. Tra l'altro non mi ha dato un cazzo di runa. Cioè solo 100.000 mi ha dato. Ma siamo seri. Ma siamo seri. Una cazzo di anima di un combattente a inizio gioco, ovvero questo boss che si trova qui, che è un piccolo boss, mi ha dato 1.000.000 di rune. Raga, ma siamo seri. Guarda Raffo, io mi ero fatto un'idea sbagliata. Pensavo dessero più rune. Ma Cristo Dio, vado a uccidere il primo boss che è un'anima e mi dà 1.000.000. 1.000.000 di rune mi ha dato. Cioè, capito? Manco il boss che ho trovato in questo dungeon mi ha dato 1.000.000 di rune quando l'ho ucciso. Porco Dio. Oh, non so che devo dire, davvero. Vediamo un po' che cosa c'è sotto al ponte, dai. Che ancora non siamo andati là. Allora, cerchiamo di vivercelo meglio questo DLC, ok? Non iniziamo già a smadonnare da adesso. Perché è fatto apposta. Ok, ho capito dove sono ritornato. Bro? Ma che coglione? Ma che coglione questo? No, pesce, non ho visto niente, non ho visto niente, ragazzi. Gli spoiler, non ho visto niente. Io non apro TikTok, non apro niente perché non voglio spoilerarmi nulla. Appena lo apro mi escono cose su Elden Ring. Che non è prima ti dicono cosa stanno per spoilerare. No, te lo spoilerano davanti. Cristo, che nervoso. Volto della fornace. Ragazzi, i volti della fornace sono impossibili da reperire. Perché appunto bisogna uccidere quelle fornaci enormi. Tra l'altro ispirate a Berserk, sono incredibili quelli della From Software.
Leggiti la descrizione, sì, è vero. Piccola riproduzione del volto del golem della fornace. Ok? Molto difficile da reperire. Maschera di pietra. Dio del fuoco che popola le saghe degli araldi del corno. Vabbè, la lore su questi io la conosco già. Ok. Perfetto. Qui non si dovrebbe poter andare sotto. Già, in nessun modo. Aquilozze. Ok. Raga, io comunque vorrei provare ad uccidere quella fornace gigantesca, sinceramente. Dai, non ti preoccupare, Ale. Vai pure, non ti preoccupare. Bellissimo questo sticker, Arno. Bellissimo. Sono praticamente... Quello sticker praticamente rappresenta i mostri che stanno qui. Quelle specie di mostri spilungoni che cacciano capelli dalla bocca. Che secondo me si sono ispirati tantissimo a un verme che si trova in mare, che ma non mi ricordo il suo nome. Praticamente caccia delle spine proprio in quel modo e rilascia veleno. Brutto bastardo, un giorno sarei mio. Sì, dico a te, uomo fornace. Sotto al ponte, ma stai scherzando. Non devi scrivere per forza, brother. Non ti preoccupare, Germano. No! Wow! Uomini impalati ovunque. È una balestra. Prima occupiamoci della... C'è un uomo? Ah! Non mi interessa dell'uomo. Che poi non è un uomo, ma... Mamma mia. Da qui non mi può prendere la balestra, per forza. Vaffanculo, coglione. Oh! Ha saltato. Voglio vedere che cosa c'è lì. Che poi, ragazzi, questi soldati... Non sembra, ma sono fortissime. Ce ne ritrovo ora perdute. Perché tipo si baffano. Cioè se si incazzano si baffano tipo. Ecco come quello adesso. Vaffanculo. Oh, ma che cazzo fa? No, a te ti devo uccidere da... In piedi devo uccidere. Non seduto a cavallo. Brutto pezzo di merda. Ok, guanti da soldato, la lore di questi la conosco già. Le fornaci di che nazionalità sono? Non si può dire, non si può dire, mi dispiace. Allò. Io comunque vorrei potenziare questa katana, Mo andiamo a potenziarla, ragazzi, perché voglio provarla. Sinceramente sono curioso. Qui forse c'erano degli oggetti che prima ho saltato. No? Ok, no, niente. Vediamo se troviamo una grazia. Appena la troviamo. Comunque mi converrebbe andare avanti di qua. No. Poi guarda, se andiamo di qua avanti, poi ci porta qui. E chissà che cazzo c'è qui dentro, ragazzi. Assurdo. Non vedo l'ora di andare a vedere. Mamma mia. Sono un fremito, anche se non sembra, sono un fremito, giuro. Spero di trovare una graziella qua.
Una statua di Marica con la testa tagliata. Ci stiamo facendo la build da soldato, ragazzi. E tu chi cazzo sei? Sì, uno di quei soldati l'abbiamo già ucciso. Proprio all'inizio, ve lo ricordate, eh? Creare una motosega divina. quasi quasi. Sì, lo so, Dreamer. No, non sono favorevole alla schiavitù, Svelux. Che domande. Ma che cazzo. So che quello è un velo, perché praticamente le stesse cose che troviamo sopra sono quelle che troviamo sotto. Questo è il regno dell'ombra. Questa non è altro che una proiezione. Sopra abbiamo il regno della luce, qui sotto. Questo è praticamente il di sotto dell'Elden Ring. Ti puoi fare full set di quei soldati, certo. Il fatto è che non so perché non ho più lo scarabeo argentato. Io ce l'avevo. Allora. Direi di ammazzare lui in primis. Facciamogli un colpo critico. Mamma mia, quanti danni. Poi facciamo così, proprio per non avere problemi. Ah, è vero che adesso non rompiamo un cazzo. Attacchi alla Radagon. Bam. Let's go. Ma che culo! Guanti d'arme da cavaliere nero. Ok, diciamo che contro quelli là con l'armatura non possiamo usare gli artigli. Che tra l'altro non ho neanche equipaggiato come uno stupido. Stupidamente non li ho equipaggiati. Scusa, ma perché mi stai dando questa visualizzazione adesso? Ordine di acquisizione. Ma che cazzo? Boh, io guarda, non lo so. Non lo so davvero che cosa pensare oramai. Sì, sembra un po' il re senza nome, esatto. Non leggerò i messaggi sopra perché a quanto pare qualcuno sta spoilerando. Raga, ma quanti cazzo siete? Per diaccio. Cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Mato, sono scarsissimo, ragazzi. Oh, scudo da soldato Mesmer. Che si tratti di qualcosa di incredibile. Beh, effettivamente, perché il fuoco è così nel Regno dell'Ombra? Guarda che figata. Allora, raga, è vero che siamo potentissimi, ma bisogna sempre stare attentissimi. Potentissimi, ma dai, non esageriamo. Qui dentro non si può entrare. M'ha visto. Ma non è un problema perché ti sciolgo. Allora, mi sa che è arrivato il momento degli occhiali da gamer. Guarda, 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 che cazzo è? Ah, ok, sì. Ok. Sì, l'ho vista dai video di Sabaku questa cosa. Sono scarsissimo, sì, è vero. Occhiali da gamer, esatto, ragazzi, sì, quando la vista si affatica. Bisogna fare così. Sì, è così che si fa. Let's go, ski. Spaccato, spaccato.
Io ho paura di questi posti così, non perché sono, non perché rischio di trovare qualcuno di forte, ma perché rischio di perdermi qualcosa. E se mi perdo qualcosa mi incazzo. Ma no, queste non si spaccano, sono resistenti. Ok, qui dentro di certo si entra. Per forza. Ma come? Com'è che non si entra? Boh, vabbè. È un accampamento gigantesco. Ma va, King di Twitch, ma per favore. Sono uno che streama per hobby. Qui dentro non c'è nulla. Ok, dentro si entra però. E c'è solo un messaggio. Ok, niente di che. Vabbè, raga, comunque io direi una cosa. Pensate a, non lo so, a guardare la live anziché a chiedere, ma questo l'hai fatto, ma quello l'hai fatto, perché si rischia di andare a spoilerare qualcosa di importante anche. Cioè, io non vorrei dire, ma boh. Sapendo anche che è un open world, cioè uno potrebbe trovarsi sia alla fine che ancora all'inizio. Oh, pipistrelli, ci sono anche qui. Fammeli vedere. Non sono tanto diversi da quelli lì sopra, la verità. Per adesso. Una bella graziella. Ok, adesso che abbiamo trovato una bella graziella. No, ancora non trasferiamoci. Devo fare una cosa. Niente. Hai già acceso la play? No, bro, la play è ancora spenta, non l'ho accesa. Quello che stai vedendo è un gameplay dalla Switch. Addirittura c'è una doppia. C'è una tripla entrata questa. Tanta roba. Queste non le ho visitate. Queste non le ho visitate. Sì, ma infatti io preferisco rimanere sempre con il dubbio. Vado a passare l'aspirapolvere sui muri. Ma sai che non è una cosa così strana, Giorgi? C'è chi la passa l'aspirapolvere sui muri. Perché la polvere si appoggia ovunque. Ehi, buonasera. Ok, dovrei cagare prima il cane, sì che lui. È più pericoloso il cane, decisamente. Però cazzo, sei divertente combattere con sti artigli. Addirittura! Scappata o sbaglio? Ha donato protezione. Oh Cristo! Oh Cristo, che male! Vabbè. Vabbè, raga, ma due colpi? Due colpi? Ma stai scherzando? Sotto al Pontos, ma stai scherzando? Chi è che è morto? Chi è che è morto e come è morto, tra l'altro. Boh, vabbè, raga. Dio cagnaccio. Siamo morti. E vabbè. Questa volta non le prenderemo sotto gamba. Quelle bottane di merda. Sto tornando, porca troia. Sono ritornato, porca troia. Fammi combattere contro il tuo felino. Vedete la truppa che si è potenziata? Ha fatto un grido di battaglia e si è potenziato. Pem, pem. Bellissimo l'attacco da backstab, guardate. Zac.
Ah, sono un coglione, vabbè. Ciao! Coglione. Adesso innanzitutto mi ridate le mie rune. Le mie carissime rune. No! No, non puoi avermi già visto, è impossibile. Hai visto? Vabbè, ok, mi hai visto. Occhio, occhio a quegli attacchi magici, occhio. Non sono più lo stesso coglione di prima che è morto. Sono più attento. Te la spacco la difesa, te la spacco. Ti farò suonare un'altra tromba, compare. E non ti piacerà, fidati. Mamma mia, è troppo divertente. È troppo divertente combattere questi cosi. Perché c'ha gli occhi luminescenti quella roba? Zia? Oh, stai calmo, è impazzito. Innanzitutto c'è qualcun altro che mi sta attaccando. Non lo so. Non ho visto nessuno. Forse ho ucciso tutti. Forse sì. Una cassetta. Vado finalmente, spero non sia una trappola. Magari prima mi leggo il messaggio. Anche se l'aprirò lo stesso. Ok. No, devi andare a cercare Aldomoro. Va bene bro, buona ricerca. Mi raccomando poi, nelle prossime live torna. Tanto, comunque siamo in fine. Sono in live da un'ora e mezzo, sì, direi di sì. Tra un po' stacchiamo, ragazzi. Dai ragazzi, non vi incazzate a bugia. Vogliatevi bene. Vogliatevi bene, io non ho letto di che spoiler stavate parlando. Non ho letto moltissimo la chat proprio per non spoilerarmi molto, ragazzi. Perdonatemi di questo. Non sono una persona che non guarda la chat e non vi caga, assolutamente. Tutto il contrario. Vogliamoci bene. E apriamo questa cazzo di cassa e vediamo che cosa c'è. Intanto è sorto il sole, che poi sorto il sole nel regno dell'ombra non è corretto, ma va bene. Oggettino. Bottiglia di profumo scintifuoco. Ok, sì, le bottiglie di profumo, va bene. Boom, aspettavo di trovare qualcos'altro, sinceramente. Deluso. Avrei voluto magari trovare i guanti per le arti marziali. Magari. Sarebbe stato troppo bello. Qui dentro sono già entrato? Decisamente, sì. Evviva messaggio. E poi il momento di capriola. Ok. Lì è respawnato il bro. Adesso andiamo ad ucciderlo. Proviamo magari ad ucciderlo con questi artigli. Vediamo quanto danno li facciamo. Sì, facciamo l'amore, non la polemica. No, assolutamente no. Non condivido, German. Raga, ma state nel server Discord, voglio dire, no? Cioè, voglio dire. Qui dentro si entrava? Non me ne ero neanche accorto. Vabbè, ma non ci hanno messo nulla. Vediamo quanto gli facciamo di critico. Non ci mettiamo a correre se non lo triggeriamo. Non troppo. Aia. Aia, aia, ho schivato male. Eh? Cosa? Ma io non pensavo che fosse un attacco ad area. Cioè praticamente dalla botta e poi si espande in avanti. Cazzo. Cazzo, non lo sapevo. Cazzo. Mo che lo so, sarà tutto diverso. Sicuramente. Intanto qualcuno muore sempre, lì non si capisce chi. Va bene, è molto divertente come cosa.
Io ammazzerei quel figlio di puttana che lui è stato a distrarmi. Seguimi, seguimi. Combatti solo con me. Non ci deve essere nessun altro. Dobbiamo essere solo io e te. Vabbè, non snitch nella gang, ma a quanto pare non si può fare. Ti devo ammazzare. Vaffanculo. Dove sei tu? Ok, non ti devo perdere di vista assolutamente. Vieni e combatti da uomo, forza. Occhio. Attenzione. Mamma mia, quel colpo di scudo quanto era forte. Oh no, cazzo! No, no, no! Cristo. Ma dove le hitbox, ragazzi, sono spettacolari. Il cazzo fai? Non fai un cazzo. Dammi un altro pezzo della tua armatura. Porca troia, oh. Dai, questo pezzo dell'armatura me l'ero sudato però. E non me l'ha dato. Va bene, va bene. Innanzitutto vorrei capire quanto pesa la sua armatura. Guarda che posizione chic. Assurdo. Oh, chi è? Chi è che rompe i coglioni? Ah, giusto. Ci sei anche tu qui sopra. È vero, sei respawnato. Un salve. Pem pem. Questa balestra si può rompere? Beh, direi di sì. Vediamo quanti colpi servono per romperla. Ah, vaffanculo. Godo. Allora, inventario. Ok, qui. Esattamente qui. Minchia, 4.6. Ma pesa un sacco. Guanti d'armi indossati dai cavalieri neri. Ordina il servizio di Mesmer. Ok, sì. Il ferro nero. Decorazioni d'oro. Ferro nero con decorazioni d'oro, ragazzi. Best decorazione ever, davvero. Emanano un ostinato fetore di decomposizione. L'odore potrebbe essere conseguenza della natura corrotta del sangue che li ha imbrattati. O forse dell'anima torbida di chi li indossava. Incancrenita dai continui massacri. Oh cazzo. Sembra sangue fosforescente con questa luce. Incredibile. Qui sotto abbiamo... No, non abbiamo visto tutto. Guarda qui, guarda qui. Oh, godo. Godo, possiamo potenziarci ancora di più. Hell no, hell no. Per adesso non voglio combattere contro di lui, ok? Per adesso non voglio. Mamma mia, quanto è stato difficile combattere sta bestia. Sì, è vero, ci ho messo 3 tentativi, però è stato difficilissimo, ragazzi. Ho dovuto elaborare una strategia molto disonorevole, per quel che mi riguarda. Vorrei soltanto scendere sotto e vedere che cosa c'è. Poi andiamo a potenziare la katana al massimo. Non sei riuscito a capire che cosa servono quelle schegge? Servono per potenziarti in questo regno. Ti potenziano. E basta, semplicemente questo. Sono un potenziamento aggiuntivo al livello che serve a quanto pare. Wow. Oddio, ma io me la ricordo questa zona. Oh madonna, possiamo fare due potenziamenti, ben due potenziamenti, incredibile. Sì, queste scale me le ricordo benissimo, ragazzi. Mi sa che le ho viste, queste le abbiamo già viste da Rennala. C'era una scalinata così lunga, che non appena la salivi poi cadeva una bella palla. Quanto ci scommettiamo che cade una palla? Non sta cadendo nessuna palla. Innanzitutto io mi farei rapire dalla bellezza del paesaggio.
Non vi dispiacquete. Wow. L'albero è diventato d'argento intanto. Porca troia. Che spettacolo. Chi stai pregando tu? Oh adorata torre, nell'ombra celata, svettante spirale che pungola il cielo. E nel divino concedi a noi la salvezza. No, non ho letto un messaggio. Scusate, ero un attimo preso. Conducilo alla divinità superiore e nel divino concedi a noi la salvezza. Vabbè, è un uomo che sta pregando. Uno spirito che sta pregando. Qui sotto si può cadere? No, decisamente no. Questa scala mi sa che ce la teniamo, ragazzi. È un posto un po' particolare questo. Mi sa che ce la teniamo. Orange Country. Adesso non ce l'ho presente, fenomeno. Allora, dopo cena torni? Io? Non penso, mi sa che esco un po'. Adesso si distrugge pure questa scala. No, non torno, Germano. Non vi dimenticate che per il gruppo Discord è tutto nella descrizione, nella bio del profilo di Twitch, ragazzi, eh? Se non sbaglio c'era anche un comando tipo slash Discord, cioè tipo... Sì, slash Discord ve lo dava qui. Comunque ho aggiornato il link. Ok, adesso purtroppo non è il momento... Che cazzo è questa cosa verde? Ah, ok, sì, me lo ricordo quel lago. Non è il momento purtroppo di salire quelle scale per quanto vorrei farlo. Magari lo facciamo domani. Adesso dobbiamo potenziare. No, non ho sbagliato strada, vero? Sì, ho sbagliato strada. Ehi, ma sono coglione per caso. E questa è la strada. Ancora non mi sono imparato come si gira qui dentro, ragazzi. È incredibile. Potenziamo questa katana bestiale. Potenzia armamento. Ah no, la devo prima equipaggiare. Indossai. Mamma mia, che bella che sei. Usa, no. Devo fare così. Equipaggiamento. Dai, fammela equipaggiare. Dove sei? Dovresti essere qui sotto. Ok. Ah, le palle, ragazzi, le palle. No, non funziona, infatti mi sa che non mi ricordo com'era il comando da fare, bro. Non mi ricordo. Vabbè, comunque nella bio del profilo di Twitch anche si trova, eh. Il link di Discord l'ho aggiornato, quindi dovrebbe funzionare. Danilo, quanto guadagni al mese? Poco ancora, fenomeno, poco. Non abbastanza. Già di ritorno, compare, sono davanti a te da un bel po'. Pietra della forgiatura a 3, ma davvero mi manca. Non era qui sotto che si andava, se non erro. Ma questa porta... Io mi ricordo che si apriva quella porta. Mi sa che mi ricordo male. Mi sa che mi ricordo malissimo. Boh, non mi ricordo dove che sono le zoccole, quelle che mi fanno comprare tutto, se non erro di qua. Sempre dritto a destra, sì, esatto. Qui. Esatto. Se diventi famoso ricordati di me. Non sarò mai famoso. Famoso per avere i baffi più sexy al mondo, ah, è vero, di questo sì. Colpevole! Ok, non dovremmo avere problemi.
Mamma, che spadone, ma è bellissimo. È magnifico. Non lo so perché, mi sa di Berserk in qualche modo. O di... No, di Bleach mi sa, ecco, di Bleach mi sa questa spada, ma che bella, cazzo. Facciamola al massimo. Guarda quante pietre della forgiatura servono, guarda qua. Mamma mia. Più 25, più 26. Raga, quanto danno fa adesso? È un bel po', eh. Proviamola. Direi di provarla assolutamente. Proviamola qui. All'accampamento. E distruggi gli avversari più grossi. Sì, ma infatti ho visto che da... si mette in posizione così e dà dei fendenti pazzeschi. Pam! Cioè, non fendenti, questi come che si chiamano? Questi colpi così verso l'alto. Innanzitutto la prendiamo a due mani. Sì. Poi voglio vedere com'è l'attacco critico. Sicuramente l'attacco critico da dietro le spalle sarà così, guarda, eh. Pa! Pam! Vediamo un po'. Proviamo. Già che vediamo anche in critico quanto fa di danno. Scusate, boys. Pam! Pam! Eh beh, sì, effettivamente. Oh, ma li scioglie, ma li scioglie. E spreca pochissimo mana. Eh vabbè, lo so ragazzi, lo so. Non ti conviene. Io sono pronto. Tre colpi. Qua mi devo potenziare io, eh. Qua mi devo potenziare io per essere più forte. Vediamo con un attacco caricato pesante quanto danno fa. Poi, raga, mi sa che stacco la live perché devo andare a cenare. Sto morendo di fame. Qui c'era qualcun altro oltre a lui? No, non credo. Ehi, stai calmo. Madonna mia, gli spacca tutto. Sac. Doppio colpo per il cane. Bellissima sta katana, ragazzi. Bellissima. Ma non vi ricorda un po' Bleach? Sempre se l'avete visto. Ragazzi, ma che cazzo, di che cazzo stai parlando esattamente? Va bene, dai. Comunque, ragazzi, è stato un piacere anche oggi avervi in live. Ringrazio ancora una volta, prima di finire. Dove sta? Non c'è più Stephen. Ringrazio ancora una volta Stephen per le sub e niente. E ringrazio anche tutti voi per avermi visto, per essere stati con me fino ad ora. Grazie di tutto ragazzi, purtroppo devo staccare e mi sa che ci vediamo domani. Quasi 2 ore di live oggi, eh? Assurdo. Sì, anch'io vi amo. Grazie di tutto ragazzi. Ciao belli.